Buonasera, mister. Ieri lo dicevi, no? Che era una partita, sarebbe stata una partita difficile, una tua squadra molto aggressiva, così è stato. Ecco, l'inizio di gara, che io personalmente mi aspettavo fosse più intraprendente, più travolgente, non è arrivato proprio per l'atteggiamento del Cosenza molto aggressivo, che un po' vi ha frenato in questa intraprendenza. Ma questo non lo so, perché quello che ho visto poi nella prima parte del secondo tempo è quello che è stato straordinario, perché con una spinta straordinaria del pubblico, a parte i primi 5 minuti del secondo tempo, poi ci sono stati 20 minuti di altissimo livello, di ritmo, occasioni, pubblico, era un tutt'uno squadra e pubblico, è stata veramente bella viverla quella cosa, e in quei momenti devi dare il colpo di grazia e poi potevano essere 20 minuti finali diversi, mentre l'abbiamo tenuta, come dicevo prima, una partita sempre viva. Sulla prima parte, sinceramente, non lo so, non è una questione di atteggiamento, perché volevamo fare quelle cose, non ci siamo riusciti. Non lo so se per merito del Cosenza o de merito nostro. Cioè, tu non ti sei dato ancora una spiegazione del fatto che nel primo tempo la squadra non si sia espressa, magari come nel secondo? Questo c'era la giusta emozione, la giusta voglia di voler fare, sapevamo che volevamo fare, dopo insomma l'accompagnamento da parte del pubblico, tutto il clima che c'era, 20 minuti e da parte dei miei c'era quell'emozione, ma anche la voglia di raggiungere la vittoria. Probabilmente un po' bloccati su questo, perché abbiamo, come dire, dato un grande mano al Cosenza a difendersi, perché noi non abbiamo fatto la nostra partita con impeto. Poi come si sono liberati i ragazzi, hanno fatto le cose che sanno fare. Ultima da parte mia, l'anno scorso il Parma questa partita non l'avrebbe vinta, lo dico io, tu non c'eri, però non l'avrebbe vinta. Segno che a livello caratteriale si sta vedendo, oltre che da un punto di vista tecnico, nei momenti in cui c'è la necessità, la squadra si compatta nel modo giusto e difende anche nel modo lucido, insomma, come è accaduto fino all'ultimo minuto. Ma c'è stato, io lo dicevo anche ieri, per noi lo step è stato Perugia, perché a Perugia abbiamo dato un senso di squadra ancora di più, al di là poi delle qualità, anche, insomma, della qualità del gioco di Perugia. Però lì c'è stato l'atteggiamento di una squadra, di un gruppo di ragazzi che voleva fare risultato e l'hanno voluto fare. Oggi lo spirito, uno spirito bello, combattivo, e dobbiamo ancora crescere in tante cose. Perché è vero, l'abbiamo portata a casa, però questa partita va chiusa molto prima. Buonasera mister, tutti alla vigilia pensare alla stessa formazione delle prime due partite e poi due novità in difesa, ce le vuole spiegare? I ragazzi li vedo, li alleno tutti i giorni, voglio fare delle scelte, voglio un gruppo competitivo. Un gruppo in grado di crescere, di migliorarsi, di rendere l'ambiente anche tra di loro competitivo e delle scelte. Sono contento perché Koulibaly non era semplice, forse l'ammonizione poi poteva essere rischiosa, però mi è piaciuto. Su Cercati non ha risposto alla grande, ma il gruppo deve affrontare il campionato così, per cui per me non c'è una formazione, c'è un gruppo da valorizzare, da gestire, da farli rendere al meglio, da migliorare, e tutto questo rendere una squadra che faccia risultati. È arrivato il gol di Inglese, continua questo percorso di recupero e potrebbe questo gol dargli una scossa. Guardate, io su Bob è la domanda più ricorrente, però io vi garantisco che da 2 mesi che lo vedo lavorare, non gli manca nulla, lavora, lavora, lavora alla grande, sempre con grande professionalità, con grande serietà, con grande impegno, un giocatore che ha il vissuto giusto. Non mi preoccupo, perché quando uno fa quelle cose il gol sarà una conseguenza di tutto il lavoro che fa. I tifosi si stanno già organizzando per accompagnarvi ancora allo stadio fra 2 domeniche, se il risultato è questo. Beh, tanto in intermezzo c'è una trasferta bella, bella, perché anche ancora un bel esame che vogliamo giocarcelo, per cui una cosa alla volta. Prego. Buonasera, mister. Tra le cose da migliorare, anche forse la gestione dell'aspetto
caratteriale, no? Dal punto di vista disciplinare, diciamo così. Sei cartellini gialli, peraltro il suo collega Dionigi poc'anzi si è lamentato un po' della condotta arbitrale, però in casa Parma vediamo sei ammonizioni, forse un po' tante per una squadra che riesce a tenere molto tra i piedi il pallino del gioco, però dimostra anche la tenacia che ha questa squadra. Ma questo è forse in primis devo essere io a dare, però ma al di là dei cartellini gialli è stata una partita viva e non ci siamo nascosti, l'abbiamo voluto affrontare, alcuni non lo so, l'arbitro ha voluto gestirlo in questo modo. Secondo me più che l'aspetto disciplinare, perché non ho visto alcun atteggiamento fuori dalle righe da parte dei miei, e che ci sono stati dei momenti in cui abbiamo preso ci siamo aperti in maniera gratuita, e quando potevamo tenere il campo, stare un po' più tranquilli e sereni e lasciare meno campo al Cosenza. C'è stata una frazione in cui veramente eravamo tutti aperti, tutti avanti, tutti per voler ricercare il gol. Questo mi fa piacere, perché questo deve essere l'atteggiamento della squadra, però ci sono dei momenti che vanno fatti un po' gestiti con più giudizio. Altri due aspetti positivi invece di questo Parma sono il fatto che mantiene l'imbattibilità stagionale a partire dall'amichevole numero uno e anche la solidità difensiva. Io credo che la solidità difensiva in questo momento ce l'ha data tutta la squadra, perché il continuo lavorare delle punte, degli esterni, di quelli che lavorano, di quelli giocatori più offensivi, ci permette poi di avere anche una migliore gestione. Oggi forse la situazione più pericolosa l'abbiamo avuta su una palla diretta, ma su un calcio d'angolo, ma non diretto, battuto diretta, era una seconda palla e la potevamo gestire meglio. Poi non ci sono state grandi situazioni in cui Cicizzola ha dovuto metterci riparo. Fa piacere, ma questo è un lavoro di tutta la squadra. Oggi mi sarebbe piaciuto vedere qualche gol in più, però. In effetti il Cosenza non si è mai reso pericoloso, questo lo dobbiamo sottolineare, ed è anche un discorso che chiama in così, la domanda che volevo fare. Cercati è stato messo anche perché il centravanti avversario aveva una statura ed era più forte di testa di quello che può essere per esempio Valenti. Ma ripeto, faccio le scelte tenendo conto di tante cose, di tante situazioni, non solo dell'aspetto dell'avversario che affrontiamo, che è evidente che è un aspetto che ne tengo conto, ma anche della gestione di tutto il gruppo, dei ragazzi che lavorano. Alessandro stava lavorando bene, era in grande condizione e il campo l'ha dimostrato. Un giocatore che ha fisicità, che ha velocità, che ha forza fisica, quindi può reggere l'impatto con qualsiasi giocatore. Non che Valenti non ce l'abbia queste caratteristiche. È perso però molto più portato all'anticipo rispetto al precedente difensore. Ecco, e diceva di Coulibaly, è stato sostituito anche perché era stato ammonito, oppure Del Prato dava più fiducia a livello di contenimento per un'eventuale, cosa che poi non si è verificata, perché nei primi 20 minuti avete dato spettacolo nella ripresa, è stato il miglior Parma, perché lui poteva appunto essere un più difensore? Ma l'ammonizione sicuramente pesava e aveva un bisogno forse anche più di equilibrio, però i cambi al 45esimo è una cosa che a me piace farla, e non è né una bocciatura né un... cinque cambi hanno cambiato il calcio e io voglio continuare a utilizzarli, per cui... l'ingresso mi fa piacere, che chi entra si entra poi con il giusto piglio, e anche Enrico è entrato molto bene. Ecco, ultima domanda. Il suo collega poco fa ha detto così che il Parma ha dovuto subire perché loro hanno fatto un certo tipo di partita e nel primo tempo loro hanno giocato meglio e il Parma non meritava di andare in vantaggio. Lei condivide questa analisi? Ma ognuno ha la sua prospettiva, ognuno la interpreta a modo proprio e non aggiungo altro. E hanno fatto una buona partita, non lo nego, e poi insomma siamo andati in vantaggio con una buona giocata lavorata e
poi il secondo tempo credo che insomma 2-0, 3-0 poteva esserci senza problemi, e quindi chiaramente loro hanno fatto un buon primo tempo. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria. Le chiedo se ci sono delle novità su Charpentier, se avete saputo qualcosa. Lei prima ha detto non è un giocatore del Parma, ieri dicevano non è un giocatore del Parma, non è un giocatore del Parma ancora. Non lo so, Fabio è un giocatore del Parma. Non lo so se adesso è arrivato, scusa, non c'è il telefono, vediamo. Ci può dire qualcosa in più? Di cosa? A proposito? È uguale a ieri. È uguale a ieri, c'è poco da dire. Parliamo di Bob, no? Visto che parliamo sempre. Le ha detto qualcosa? Chi? Le ha detto qualcosa in inglese. Lei si è un po' complimentato. Come l'ha trovato? Ma io non... Per me è tutto naturale. E questo è un discorso, quello che si crea intorno a Bob. Per me è... si allena, lavora... Dico solo di stare sereno, ma lui lo è sereno, per cui chiaro, un attaccante poi quando fa gol, ma lui lavora e tante volte si muove anche soprattutto per i compagni, perché non è un solito attaccante che ricerca e vive solo per il gol, vive per far giocare bene la squadra, vive per far gol agli altri e evidentemente ci tiene anche lui a fare gol.